Mercoledì 11 marzo, buongiorno, bentrovati con la prima edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. È un'altra faccia della medaglia della crisi. Stiamo parlando della nuova povertà, ovvero di tutti coloro che non solo faticano ad arrivare all'ultima settimana del mese, ma a volte anche alla terza. Scattare la fotografia dei nuovi poveri in Piemonte è una ricerca della Caritas. Sentiamo. Le aspettative delle imprese industriali torinesi rimangono improntate a un forte pessimismo che non lascia intravedere almeno a breve una qualche via d'uscita. Questo è il ritratto poco confortante dell'economia torinese che emerge dall'indagine congiunturale dell'Unione Industriale relativa al secondo trimestre 2008. Ma c'è di peggio: in un panorama di crisi diffusa non sono solo le aziende a lanciare le SOS, aumentano i nuovi poveri. Famiglie stroncate dalla cassa integrazione o dalla rata del mutuo, anziani con la pensione minima, divorziati col peso degli alimenti, per cui non solo la quarta, ma già la terza settimana del mese è un problema. Nel solo 2008 sono aumentate del 25% le persone che a Torino si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuti economici, un posto di lavoro, addirittura una busta della spesa. Secondo la Caritas, che sotto la mole gestisce 91 sportelli d'ascolto, le richieste sono passate dalle 40.000 del 2007 alle 50.000 dell'anno scorso. Cresce insomma non la povertà conclamata, ma quella che colpisce persone che finora avevano tirato avanti tranquillamente, la cosiddetta povertà grigia, una fascia che raccoglie tante storie diverse, dal disagio psichico alla perdita del lavoro, fino al problema di un mutuo troppo pesante o dei debiti contratti per spese sanitarie, tanto che a chiedere aiuto per la rata è il 10% degli utenti che si rivolgono agli sportelli dell'ente assistenziale. La cronaca giudiziaria: al capoturno Rocco Marzo aveva il corpo ustionato, ma non faceva che ripetere di avvertire i familiari senza spaventarli, così Giovanni Pignalosa, operaio e sindacalista alla ThyssenKrupp, testimoniando in corte d'assise, ha raccontato cosa gli disse uno dei sette colleghi vittime dell'incendio del 6 dicembre 2007. Al processo ripreso questa mattina sono chiamati in causa sei dirigenti della multinazionale tedesca dell'acciaio. L'imputazione più grave, omicidio volontario con dolo eventuale, è stata contestata all'amministratore delegato Harald Espenan. Ancora la cronaca dal torinese: erano specializzati in furti e rapine a bar, tabaccai, supermercati, ma anche banche e abitazioni. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno sgominato una banda criminale accusata di aver compiuto oltre 130 colpi in Piemonte e in altre regioni del nord Italia. 16 le persone arrestate, tra cui diversi nomadi sinti. L'operazione, che ha permesso di denunciare anche numerosi ricettatori, ha portato al sequestro di centinaia di migliaia di euro tra beni immobili e depositi bancari. La banda era anche solita dar fuoco ad alcune auto per distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine e compiere indisturbate i propri colpi. La giuria italiana dice addio al Grinzane e lo fa con una lettera che porta le firme di Alain Elkann, Luigi Forte, Rosetta Loi, Lorenzo Mondo, l'italianista Franco Romana, Jacqueline Risset e Francesca Sanvitale. Al centro della protesta c'è la mancata comunicazione ai sei giurati del nuovo assetto del premio, con l'istituzione del Comitato dei Garanti, di cui il presidente della giuria, lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, fa parte, decisa lo scorso 27 febbraio in seguito all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il patron Giuliano Soria. Non si è attenuato in noi, precisano in una nota, il disagio per la bufera che si è abbattuta sul premio Grinzane Cavour. A maggior ragione quanto abbiamo appreso dai giornali, senza che nessuno ci informasse le decisioni sul nuovo assetto del premio. Per questo abbiamo deciso di rassegnare le nostre irrevocabili dimissioni, augurando nonostante tutto lunga vita al Grinzane. Dimissioni che, secondo il coordinatore regionale del PDL, Enzo Ghigo, dimostrano che la composizione del Comitato dei Saggi è stata scelta frettolosamente, senza tenere conto dei necessari criteri di pluralismo che un'istituzione culturale di così grande importanza richiederebbe. Più cauto invece Gianni Oliva, assessore alla cultura della regione, che si dice dispiaciuto per questo difetto di comunicazione nella giuria, ma sottolinea che la regione ha soprattutto il problema di andare avanti col consiglio di amministrazione, il resto è compito di Odifreddi. E poi ci sono i territori del Grinzane, quelli delle Langhe, i più preoccupati di essere tagliati fuori. Ieri l'assessore Oliva ha incontrato i sindaci di Costigliole d'Asti, Grinzane Cavour, Alba e Santo Stefano Belbo. I territori vorrebbero un nuovo consiglio d'amministrazione con le dimissioni di Soria per procedere operativamente alla realizzazione del premio di giugno. Insomma, questa fase di traghettamento per il Grinzane sembra davvero difficile, e pensare che è appena cominciata.
Ancora la cronaca dalla provincia di Cuneo. Nella serata di ieri i carabinieri di Alba hanno trovato e sequestrato uno skimmer applicato di nascosto a uno sportello bancomat della città. Si tratta di un sofisticato congegno elettronico che, una volta posizionato all'interno di una tastiera posticcia sovrapposta a quella vera dello sportello, permette di catturare il codice PIN di chi preleva. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino che, mentre era al bancomat per un prelievo, si è accorto che la tastiera su cui aveva digitato il suo codice segreto si muoveva. Ora i carabinieri stanno studiando i filmati di videosorveglianza della banca per risalire agli autori del tentato furto. È stata presentata questa mattina all'Istituto Professionale Beccare di Torino la sesta edizione di Io Lavoro, la manifestazione dedicata al settore turistico, alberghiero e benessere, che si terrà il 20 e 21 marzo a Lingotto Fiere. L'evento è promosso da Provincia di Torino, Regione Piemonte e Città di Torino, con il coordinamento organizzativo dell'Agenzia Piemonte Lavoro. In occasione della presentazione della nuova edizione, Gianfranco Vissani, cuoco e personaggio televisivo, ha premiato Simone Guarnori, giovane studente, che nel corso della precedente edizione della manifestazione aveva vinto uno stage nella sua cucina, presentando una rielaborazione originale della tradizionale ricetta piemontese degli agnolotti alpini. Premiati anche il secondo e terzo classificato, Alberto Quadrio e Massimo Roatis. Regione, provincia e comune hanno dato un'impronta importante, un'impronta che ha dato sicuramente stimolo a questi ragazzi per poter crescere e per poter sviluppare il loro mestiere in futuro. Guardi, questo mestiere richiede molta professionalità e molto ordine. È come quando si mette a punto una grande macchina, no? Quando si mette a punto una grande macchina è chiaro che noi la mettiamo a punto, ma quanti costi ha per ottenere un risultato di questo genere? E così bisogna stare molto attenti ai ragazzi che noi dobbiamo qualificare, non ma per amicizia ma per professionalità e devozione al lavoro che stanno intraprendendo. All'edizione primaverile di Io Lavoro del 20 e 21 marzo parteciperanno 50 imprese e associazioni di categoria che porteranno 15.000 proposte di lavoro, a cui si aggiungeranno con le loro offerte i centri per l'impiego della provincia di Torino con gli sportelli specialistici Oli Job e Wellness, la Valle d'Aosta, la rete Eures, i francesi del Rhône-Alpes, l'Informa Giovani della città di Torino. La sesta edizione di Io Lavoro, un'edizione voluta fortemente dalla provincia di Torino nel settore del turistico alberghiero. Anche quest'anno saranno presenti le aziende al Lingotto Fiere dove offriranno le proposte di lavoro, ma la cosa più importante che io vorrei sottolineare qui è che in un momento di crisi come quella che sta attraversando l'Italia tutta, ma la provincia di Torino in modo particolare, noi siamo in grado di offrire ben 15.000 posti di lavoro. Parliamo di economia, si apre oggi a Torino alle 15 al Centro Congressi del Lingotto il primo congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili intitolato Protagonisti del cambiamento. L'assise sarà aperta dalla relazione del presidente nazionale di categoria Claudio Siciliotti. Subito dopo di lui interverranno il ministro della giustizia Angelino Alfano e il direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli. Vi mostreremo il servizio nelle prossime edizioni del nostro giornale. È la più grande fiera agricola del nord-ovest, con 340 espositori da tutta Italia dislocati in 900 stand. Stiamo parlando della fiera della meccanizzazione che aprirà i battenti a Savigliano il prossimo 20 marzo. Per la 28esima edizione fervono i preparativi e sono in serbo alcune novità. Intanto si amplierà lo spazio espositivo. Quest'anno la fiera della meccanizzazione agricola cresce come numero di espositori perché siamo riusciti ad ampliare appunto l'area espositiva che è passata da 38.000 metri quadrati a 45.000 metri quadrati. Quindi gli espositori sono aumentati da 280 del 2008 a quest'anno a 340 dislocati in 900 stand. Particolare attenzione sarà riservata al tema delle energie rinnovabili che insieme alla bioedilizia e alle soluzioni ecologiche avranno un'area e convegni appositamente dedicati. Ci saranno i convegni che partiranno già da mercoledì 18 marzo, tutti nell'ala polifunzionale appunto a Savigliano e andranno a parlare di argomenti differenti all'ordine del giorno, ovviamente molto interessanti per il settore agricolo e meccanico. In primo luogo quello di mercoledì sera che tratterà in
particolare il fotovoltaico, non solo appunto i pannelli fotovoltaici per il settore agricolo, ma si parlerà anche dei grandi impianti a terra. Siamo molto orgogliosi perché in un momento di crisi noi stiamo a rilanciare un settore che è effettivamente un settore importante. L'agroalimentare è riconosciuto sia in provincia di Cuneo come in Piemonte come un settore di sviluppo, e noi a supporto dell'agroalimentare, appunto, questa fiera della tecnologia che tutti gli anni ha delle novità importanti, e quest'anno aggiungiamo anche tutta la parte della tecnologia dell'energia rinnovabile che sicuramente sarà il futuro di questa nostra provincia.